Mi sembra una soluzione molto ragionevole, innovativa, una novità importante. Questa intenzione, idea di creare una società che gestisca il patrimonio pubblico, ALER e Comune di Milano, congiuntamente per risolvere, affrontare e risolvere meglio i problemi. Quindi non c'è nessun contrasto. Ci diamo 2 mesi di tempo per valutare questa, che credo sia una strada giusta, un'opportunità importante. Milano ha una specificità rispetto al resto della Lombardia, anche rispetto al resto della provincia. È per questo che nella nuova legge di riforma abbiamo messo la possibilità di avere 2 strutture diverse di governo, di Milano città e della provincia. E anche grazie a questo possiamo lavorare in questa prospettiva. Chiederemo al presidente, al nuovo presidente, al nuovo direttore generale che sarà nominato entro pochi giorni, un piano straordinario sulla manutenzione e anche sulla morosità, intervenendo anche sui canoni, perché entro un paio di settimane al massimo ci dica quali sono le azioni che il presidente di ALER intende intraprendere e poi le valuteremo congiuntamente, nell'intento di fornire un servizio migliore ovviamente ai cittadini. Le responsabilità del passato, anch'io sono per la discontinuità, non ho nulla da nascondere e nulla da coprire, quindi vediamo se ci sono state delle responsabilità, naturalmente le accerterà chi deve accertarle. Sono interessato, noi siamo interessati a guardare al futuro e a migliorare il sistema di governo, riducendo ovviamente il debito, perché non vogliamo metterci ogni anno decine e centinaia di milioni, e facendo in modo che ALER abbia una gestione che non porta debito e che sia ovviamente efficiente nei confronti di chi abita le case. Bisogna adeguare i canoni perché un canone eccessivo può portare alla morosità rispetto a un canone più adeguato alla situazione economica. Noi diremo al Presidente di fare una valutazione complessiva che tenga conto della situazione economica che c'è oggi, non quella di 6 o 7 anni fa. Ovviamente l'intento è quello di ridurre la morosità che colpisce ALER per quanto riguarda le case di proprietà di ALER e che colpisce il Comune di Milano per quanto riguarda le case di proprietà del Comune di Milano. Quindi un piano straordinario che ci dica come si intende intervenire sulla morosità per ridurla e magari azzerarla. Abbiamo deciso di valutare questa possibilità, se funzionerà, se servirà a gestire meglio e a ridurre i costi, lo faremo. Altrimenti sapete che c'è una convenzione che scade, che dura fino al 31 dicembre del 2015, quindi non viene esautorata. Continua a gestire. Se da qui a fine marzo troveremo una soluzione alternativa, come io mi auguro, nell'interesse comune di Regione e Comune, quella convenzione sarà sostituita da questo nuovo soggetto, altrimenti decideremo che cosa fare. Per quanto mi riguarda, la convenzione dura fino al 31 dicembre 2015, quindi si può andare a conclusione del periodo di convenzione, però valuteremo assieme entro la fine di marzo che cosa sia meglio fare per la Regione.